Siamo con Acuti, giocatrice del Genoa, al termine della gara pareggiata contro la Freedom. Ti chiedo un commento sulla gara e poi in generale un commento sulla stagione complessiva. Allora, intanto buonasera a tutti. È stata una partita difficile. Noi abbiamo creato tanto, abbiamo avuto tante occasioni da gol non concretizzate. Purtroppo dobbiamo imparare ad essere più cinici sotto porta e questo. Sulla stagione invece penso sia comunque una stagione molto positiva da parte vostra. Sì, assolutamente, il nostro obiettivo era di fare molto meglio dell'anno scorso, di ridurre il gap con le prime, e direi che sta andando bene, ma manca l'ultima partita e sarà l'ultima finale, dobbiamo portare il risultato a casa davanti ai nostri tifosi. Allora Genova può puntare per il titolo il prossimo anno? Costruiamo passo passo, vediamo, c'è ancora tanto tempo. Vediamo. Va bene, grazie mille. Grazie. Siamo con Mellano, giocatrice della Freedom, al termine di questa gara terminata 0-0. Francesca, ti chiedo innanzitutto un commento su questa partita, ma in generale su tutta la stagione. Beh, sicuramente abbiamo fatto anche oggi una grande partita, siamo partite un pochettino male, poi ci siamo riprese, siamo riusciti a tenere contro una signor squadra che comunque aveva 12 punti più di noi, quindi diciamo che va tutto da dimostrare. E niente, quindi è stata una grande partita, ma come tutta la stagione, dall'inizio alla fine, insomma, è stata una grande cavalcata, ecco, fino all'obiettivo che abbiamo raggiunto con grande costanza, grande sacrificio e grande passione. È arrivata dunque questa storica salvezza, questo storico risultato, eppure all'inizio di questa stagione questa Freedom non era e non andava così bene. Cos'è cambiato dall'inizio ad adesso? Sì, sicuramente all'inizio probabilmente nessuno ci credeva, perché non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, siamo sempre state in zona retrocessione fino a più o meno metà anno, e poi grazie anche a nuovi innesti dello staff, insomma il cambiamento di mister e della dirigenza, abbiamo fatto un grande salto e da lì abbiamo avuto una sfilza di risultati positivi che ci hanno contribuito, insomma, a raggiungere il punteggio per conquistare la salvezza. Grazie mille. Siamo con mister Filippini, tecnico del Genoa, a termine della gara terminata 0-0 contro la Freedom. Mister, una partita che chiaramente contava solamente a livello statistico, ma le chiedo comunque un commento sulla gara. Ma sì, era una partita che nessuna delle due squadre, o almeno loro, avevano raggiunto la salvezza. Noi volevamo incrementare ancora i nostri punti in classifica e oggi abbiamo fatto, sotto l'aspetto del gioco, anche una buona gara, e ci è mancato solo il gol. Penso che abbiamo dominato per tutta la partita, abbiamo magari subito qualche contropiede, qualche ripartenza, però niente di più, per cui ci è mancato il gol e dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista per la prossima stagione. Ecco, le chiedo allora un commento generale sulla stagione, perché è stata una stagione veramente positiva per il Genoa, che ha migliorato la posizione di classifica dello scorso anno, quindi le chiedo un commento generale se si aspettava una squadra così, una stagione così. Ma noi prima del campionato ci siamo posti degli obiettivi di alzare il livello e ci siamo riusciti, perché abbiamo raggiunto squadre come Chievo, come Verona, abbiamo superato il Brescia e ovviamente volevamo arrivare a essere la quinta forza del campionato. E non ci siamo riusciti, però comunque sia è una stagione comunque positiva e sappiamo dove mettere le mani per il campionato prossimo. Cosa devono aspettarsi dunque i tifosi dal Genoa del prossimo anno? Quali sono gli obiettivi della prossima stagione? Gli obiettivi, come in tutte le società, sono sempre di migliorare, di migliorarsi, e questo farà il Genoa, e sono sicuro che cercheremo in tutti i modi di migliorare la posizione di classifica quest'anno. Grazie mille. Siamo con mister Ardito, tecnico della Freedom, al termine della gara pareggiata contro il Genoa. Mister, le chiedo solamente un brevissimo commento sulla gara, che alla fine contava solamente a livello puramente statistico. Sì, è vero, però ci tenevamo a chiudere imbattuti in casa, visto la prima parte di campionato in cui questa gara casalinga sembrava quasi un tabù, non si riusciva. Quindi era un po' quello che abbiamo chiesto, volevamo chiudere davanti al nostro pubblico, che ringrazio, che ci ha sostenuto sempre, anche in trasferta, e appunto cercare di vincere la partita. Chiaro, di fronte c'era anche un avversario di spessore,
molto forte, ben messo in campo, quindi le mie ragazze sono state molto brave a interpretare tutto quello che c'era da fare per questa gara. Penso che abbiamo provato a vincere, sia noi che loro. È stata una partita giocata bene, tatticamente bella, forse una delle più belle partite, credo, che a livello tattico da parte di entrambe le squadre. Mister, le riporto un dato, tralasciando ormai questa partita. Lei è arrivato sulla panchina della Freedom con la squadra che era situata al terzultimo posto a 9 punti in 14 gare. È arrivato lei e nelle successive 14 punti sono stati 18, cioè il doppio. È praticamente stata un'evoluzione, un'ascesa, come ha detto lei, una rimonta davvero incredibile. Ci spiega l'evoluzione di questa squadra, come l'ha trovata e come è adesso, come la lascia, insomma, alla fine di questo campionato? Come detto sempre, ho trovato una squadra molto demotivata, chiaramente con una prima parte di campionato con risultati negativi non potevo trovare altrimenti. Il mio segreto è stato quello di mettermi insieme alle mie giocatrici, insieme al mio staff che mi ha dato una grande mano, e lavorare serenamente su principi di gioco, su regole di spogliatoio, con un po' di fortuna e cercando di giocare un bel calcio, portando quelle che erano le mie idee tattiche, che le ragazze, avete visto anche oggi, hanno dato veramente tutto quello che avevano recepito da me. Quindi è stato un bel percorso che ringrazio molto pubblicamente tutti. Mister, è stata una grande seconda parte di stagione da quando sei arrivato. Insomma, una squadra che veramente ha centrato l'obiettivo con due turni di anticipo, oggi di fatto una festa, non era per nulla scontato, tutto insomma, in questa maniera. No, anche perché di fronte abbiamo trovato un Genoa che è venuto a giocare, ha presentato anche lei una delle sue migliori formazioni che poteva, perché la posta in palio era tanto. Dall'altra parte loro avevano la giocatrice Bargi che voleva mantenere la leadership come capocannoniere, e quindi era una partita molto molto importante, nessuno si è tirato indietro, come dicevo prima. Noi avevamo il nostro obiettivo, che era quello di non perdere in casa, anzi perché no, tentare di vincere. Ci abbiamo provato, credo che il risultato alla fine sia giusto, il pari il risultato più giusto. A livello di prestazione la mia squadra non posso rimproverare nulla, e come non rimprovero nulla al mio staff che mi ha dato una mano, quindi io dedico questa salvezza che è arrivata, appunto, come dicevi te, un paio di giornate in anticipo, a tutti, in primi a mia moglie, ai miei figli, poi alla società, alla squadra, allo staff, a tutte le persone che mi hanno aiutato, mio fratello che in questo momento è assente, fa parte dello staff, quindi ringrazio tutte queste persone. Senza di loro non avrei potuto fare niente, io sono stato un po' la guida di questo, la società mi ha messo a disposizione tutto, quindi le componenti c'erano tutte per poter fare. Sapevamo che era lunga, difficile e bisognava fare tanti sacrifici, ma oggi penso, Edward, che te sei il nostro detto stampa, sai quanto abbiamo vissuto settimanalmente, ogni giorno dopo il giorno, allenamento dopo allenamento, quanto sacrificio, quindi grazie a tutti. Mister, si è fatta comunque la storia del calcio femminile a Cuneo in questa stagione, una pagina veramente felice per il calcio femminile a Cuneo, che è una piazza che ha comunque una tradizione. Sì, sono orgoglioso di questo perché posso vantare di aver aiutato insieme al dottor Merlo, presidente di questa società, il mantenimento di questa categoria qua in Piemonte. Questo è un dato importante, il presidente ci tiene molto a questo aspetto, quindi insieme a lui abbiamo centrato questo obiettivo, che non è da poco. È una mia promossa ripescata nel mese di agosto, con poco mercato da fare, tante situazioni, quindi grande orgoglio aver aiutato il dottor Merlo e tutta la società a mantenere ancora il prossimo anno la Freedom in Serie B. Ecco mister, le chiedo le ultime due cose, una relativa agli acquisti, quanto hanno impattato, ricordando che la Freedom a inizio anno schiera Romina Pinna davanti, Michela Franco dietro, una assente per problemi di infortuni, un'altra ceduta al Bologna, si sono riusciti a calare benissimo nella parte sia Zito sia Martin, penso a loro, le protagoniste di questa squadra. Ecco, quanto è stato importante anche il lavoro della società in questo senso? Beh, la società ha fatto un mercato importante nel mercato di riparazione. Io purtroppo ho trovato un mercato già chiuso, quindi non abbiamo potuto aggiungere nient'altro.
come dici bene te, contemporaneamente alle uscite ci sono aggiunte un paio di infortuni, parascambio, arbitranti, ho avuto dei problemi e quindi non ho potuto far parte della squadra. Quindi questa squadra veramente non ha avuto nessun tipo di fortuna. La fortuna a noi che ci ha girato attorno, ha iniziato a girarci quando questa squadra ha iniziato a lavorare, perché il lavoro paga sempre, quindi la fortuna ha iniziato a starci vicino, perché vedeva che allenamento dopo allenamento, io insisto su questa cosa, queste ragazze davano veramente tanto. La lascio chiedendole cosa devono aspettarsi questi tifosi per la prossima stagione. Ma io conosco le ambizioni del dottor Merlo, so che vorrà sul campionato appena concluso ripartire non facendo chiaramente soffrire così tanto la società, la squadra. Ha capito probabilmente che la Serie B è una categoria importante, lui ci ha messo tantissimo e quindi lo ringrazio, vorrà metterci tantissimo, so quanto il mio presidente è ambizioso. Quindi sono sicuro che la Freedom l'anno prossimo partirà in asta di partenza facendo parlare molto bene di lei, perché io conosco il progetto del presidente e vi assicuro che è un progetto importante. Grazie mille.